in un tabelletto, vedete che ha questa, appare così, sembra proprio chiari da sole, secondo me, visto che si serve un tabelletto, servono due chiari da sole per guardare. In realtà si è scoperto, appunto, guardando il tabelletto, che questa stella non è una stella singola, ma è una stella lunga. E se guardate anche la GX, si vede che anche la seconda stella emette in parte la GX. Questo è un oggetto veramente molto peculiare e guardando un'immagine molto profonda si vede che la stella ha una specie di coda, una coda molto lunga, penso che questa coda è di 13 anni di luce, la luce ci mette 13 anni a fare tutto questo percorso. Se pensate che per arrivare da sole a noi ci mette 8 minuti, immaginate in 13 anni quanta distanza può fare. Non so se vedete questo tipo di zigzag, questa è quello che si chiama curva di luce, cioè l'intensità della sorgente in funzione del tempo. Questo vuol dire che, questa stella continua a diventare brillante, meno brillante, ogni 332 giorni, cioè un po' meno di un anno. E vedete quanti